La vita di Johann Gottlieb Fichte sembra confermare il principio fondamentale della sua dottrina. Non esistono insuperabili limiti oggettivi alla libertà dell'uomo. Ogni individuo, purché lo desideri, con l'adeguata intensità, può superare qualsiasi ostacolo e realizzare pienamente se stesso. Nato da una poverissima famiglia contadina, conobbe da giovane la miseria, tanto che per aiutare i genitori fece il guardiano di oche. La sua straordinaria intelligenza attirò l'attenzione di un ricco e nobile cittadino della sua città, Re Menot in Sassonia, che gli pagò gli studi. Si iscrisse alla facoltà di teologia a Jena e iniziò uno studio appassionato dei testi di Kant, al punto che il suo primo scritto giovanile, Saggio di una critica di ogni rivelazione, 1791, pubblicato anonimo, fu attribuito allo stesso Kant, che dovette intervenire per chiarire l'equivoco. Divenuto così improvvisamente celebre, Fichte fu chiamato dall'Università di Jena, dove disse per 5 anni, forse i migliori della sua vita, tanto densi di successo e di opere da suscitare l'invidia dei colleghi. L'occasione venne dalla polemica sull'ateismo. Fichte, sempre generoso e appassionato della polemica intellettuale, si espose troppo nella difesa di un suo discepolo, reo di aver sostenuto la tesi che l'ateismo non coincide con l'immortalità e che se l'etica costituisce il nucleo essenziale di ogni religione, si può allora essere religiosi, virtuosi, anche senza credere in Dio. Fichte fu licenziato e dovette in un certo senso ricominciare da capo. Ci riuscì benissimo. Lasciata Jena per Berlino, visse dando lezioni private, tornando così a una condizione di estrema povertà, che accettò con orgoglio, vedendovi un'occasione di crescita morale. Nel giro di pochi anni tornò all'insegnamento e nel 1810, anno di fondazione dell'Università di Berlino, fu nominato dapprima professore e poi rettore. A questo straordinario successo contribuì anche l'impegno politico nella lotta contro Napoleone, espresso nei discorsi alla nazione tedesca. Morì poco più di cinquantenne, forse proprio per un'indiretta conseguenza al suo impegno civile. Contrasse il colera dalla moglie ammalatasi, curando come infermiera volontaria i soldati degli ospedali militari. Il primato del popolo tedesco. In che cosa consiste il carattere di un popolo? Qual è il suo ruolo della lingua nella formazione di una cultura? Non una gretta determinazione geografica determina la realtà di un popolo, poiché l'uomo si costruisce una patria sotto qualsiasi lembo di cielo, ma un elemento spirituale, la lingua. Il linguaggio, infatti, non è solo un mezzo di comunicazione, è anche lo strumento con cui la coscienza costruisce la propria spiritualità. In un certo senso, noi siamo le parole che utilizziamo. Su questo sfondo diventa importante la peculiarità del popolo tedesco d'aver mantenuto intatta la propria lingua originaria. Secondo Fichte, l'aver sistematicamente rifiutato ogni contaminazione linguistica con gli altri popoli costituisce la dimostrazione della superiorità dei tedeschi, del loro amore per la libertà sostenuta da una connaturata spiritualità idealista. Ciò li rende unici depositari nel mondo moderno dell'antica saggezza originaria e conferisce loro il dovere di civilizzare il resto dell'umanità. I popoli si distinguono per il territorio che abitano e per la lingua che parlano. La prima differenza tra il destino dei tedeschi e quello degli altri popoli di origine germanica è questa: che i tedeschi rimasero nelle sedi primitive del popolo originario, gli altri migrarono verso nuove contrade. I tedeschi conservano la loro lingua e la svilupparono,
Gli altri adottarono una lingua straniera che a poco, a modo loro, trasformarono. Da questa differenza iniziale si svolsero le differenze ulteriori. L'elemento geografico, solitamente considerato importante dai teorici dello Stato, che non ha alcuna importanza. Dei cambiamenti da noi indicati, il primo, il cambiamento di sede, è insignificante. L'uomo si ricostruisce una patria sotto qualsiasi lembo di cielo e i costumi nazionali, lungi dal modificarsi con il mutar di paese, molto spesso si impongono al nuovo paese e lo modificano. Anche la diversità delle influenze naturali nelle varie zone abitate dai germani non è poi così grande. Anche i tedeschi sono stati protagonisti di spostamenti territoriali, ma ciò non ha influito sul loro carattere. Infatti, né si deve dar peso alla circostanza che nei paesi conquistati i germani si siano mescolati alle popolazioni indigene, vincitori, dominatori e quindi forgiatori del nuovo popolo, sorto dalla fusione delle due razze furono unicamente i germani. D'altronde, lo stesso miscuglio che si ebbe fra i germani migratori e i galli, i cantabri e così via, si ebbe fra i germani rimasti in patria e gli slavi. Né in misura minore, sicché nessuno dei popoli svoltosi da stirpe germanica può vantare sull'altro una maggiore purezza di razza. La differenza risiede nella lingua. Ma ben più importante e tale da porre un'assoluta antitesi tra i tedeschi e gli altri popoli di schiatta germanica è la seconda differenza, quella della lingua. La lingua è sede dell'identità culturale. E voglio dire subito ben chiaro che l'importanza del fatto non sta nella natura specifica della lingua, che una stirpe mantiene o di quell'altra che un'altra stirpe assume, ma sta in ciò che il primo popolo mantiene la propria lingua e quegli altri ne assumono una straniera. Né quel che importa è sapere da chi discendano coloro che continuano a parlare la propria lingua, ma se questa lingua sia stata parlata senza interruzione, poiché molto più sono foggiati gli uomini dalla lingua che non la lingua dagli uomini. È la comunità linguistica a formare lo spirito di un popolo. Se noi chiamiamo popolo gli individui viventi in mezzo alle stesse condizioni esterne capaci di influire sulla loro lingua e perfezionanti questa lingua con lo scambio continuo di essa, bisognerà dire che la lingua di questo popolo è quel che è, necessariamente, e che non è e che non il popolo esprime le sue conoscenze, ma le sue conoscenze si esprimono attraverso lui. Il popolo tedesco è l'unico ad avere mantenuto una lingua originaria. Dopo millenni e dopo tutte le trasformazioni che durante un tale periodo la forma esterna della lingua di quel popolo ha dovuto subire, essa resta pur sempre unica, originaria, viva, forza vocale della natura, costretta a prorompere. Via trascorrente, senza tregua, attraverso il variabile delle vicende, divenuta quella necessità quale necessità comandava che divenisse e che sarà in avvenire, quale necessità la costringerà a essere. Si pone per i popoli la stessa alternativa fra credere nell'idealismo, la dottrina della libertà o nel dogmatismo. Ed ecco finalmente, in tutta la sua chiarezza, che noi, in tutte queste precedenti trattazioni, intendemmo per tedesco. Il vero tratto distintivo fra gli uomini consiste in questo: o si crede che nell'individuo ci sia un elemento assolutamente primitivo e originale, si crede nella libertà, in una perfettibilità infinita, nel progresso eterno della razza umana. O non si crede a nessuna di queste cose, anzi si crede di vedere e di capire chiaramente che nella vita si effettua giusto il contrario di esse. L'idealismo è la filosofia del popolo tedesco. Compito di ogni tedesco è contribuire alla realizzazione della comune missione.
tutti coloro che creando essi stessi o producendo vivono la vita nuova, o se non sono da tanto, almeno respingono risolutamente il nulla e se ne stanno in trepida attesa di essere afferrati dal flusso della vita viva, o se neanche a questo possono giungere, quantomeno cercano la libertà, e anziché odiarla o temerla, l'amano. Tutti coloro sono uomini vivi e considerati come popolo, sono un popolo originale. Il popolo per eccellenza sono tedeschi. Tutti coloro che si rassegnano a essere un prodotto secondario, un ramo, si conoscono e si riconoscono come tali, e tali infatti sono nella realtà. E sempre più per quella loro credenza lo diverranno. Sono un'appendice della vita che esisteva prima di essi e accanto a essi continua a fluire per proprio impulso. Sono l'eco di una voce già spenta. Come popolo sono estranei al popolo originale e per lui sono stranieri forestieri.